Un ciambellone classico in una maniera semplicissima, ossia lo andremo a impastare con il frullatore, che viene molto meglio perché gli ingredienti si mescolano molto meglio e anche il sapore cambierà. Voi vedrete che anche con la vostra ricetta, fatta nella vecchia maniera impastato con le fruste o con la planetaria, invece lo impastiamo col frullatore, cambia proprio il sapore. Adesso vi dico la mia ricetta del ciambellone classico. Allora, sono 300 g di farina, 300 g di zucchero, 150 g di burro, 3 uova, 180 di latte e 15 g di lievito in polvere che sta nella farina. Adesso semplicemente mettiamo tutto insieme nel frullatore. E il latte, proprio tutto insieme, semplice semplice. Andiamo a chiudere il frullatore e partiamo. Allora, poi ogni tanto spegniamo e riaccendiamo per farla assorbire meglio. Questa miscelazione col frullatore fa sì che gli ingredienti si amalgamano talmente bene che viene proprio un altro sapore. Se l'abbiamo anche un pizzico di vaniglia, eh. Ecco fatto. Togliamo dal frullatore. E lo andiamo a mettere nello stampo. Io ho preso questo in silicone, se no, se avete l'altro stampo con l'alluminio, mi raccomando di imburrarlo molto bene. Adesso andrà in fornato a 170 gradi per una quarantina di minuti e 5 minuti a forno spento, gli ultimi 5 minuti a forno spento. Ed ecco il ciambellone uscito dal forno. Abbiamo spolverato con lo zucchero a velo. Vedete in quanto ci abbiamo messo? In 1 minuto e mezzo proprio si è fatto il ciambellone. Questo qua sicuramente è molto più saporito di quello impastato nel modo classico.